Ciao, in questo video andiamo ad imparare i 5 riff in stile Sly and the Family Stone contenuti nel mio metodo ebook interattivo Timing per Bassisti 2 Band. Andiamo quindi a vedere la partitura. Ricordo sempre che se vuoi, al lato puoi ascoltarti la versione solo basso e batteria, in modo da sentire bene cosa fa il basso e provare a suonarci sopra con la batteria, ripetuto più giri. Questo nella prima pagina, quella dove hai le tab e dove devi imparare appunto questi groove. Andiamo quindi a vedere nello specifico. Partiamo con il primo. Io lo diteggio con il dito 3. Andiamo a prendere un Mi al tasto 7, corda di La. Sono 4 sedicesimi, poi c'è pausa di sedicesimo e ho la nota Sol, corda di Re, tasto 5, pa, 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 pa. Poi 3-4 di pausa e poi Mi a vuoto. Attenzione qua alla ghost note, Mi, ghost, Mi. Come faccio a fare la ghost? Appoggio le dita sulla corda di Mi senza schiacciare, perché altrimenti uscirebbe la nota, solo appoggiata. Quindi attenzione a far uscire la nota Mi quando vuoi e la nota ghost quando c'è scritta. Questa cosa qua verrà ripresa anche dopo negli altri groove. Il secondo groove parte con sempre 4 sedicesimi, Mi, Re, Si, Re. Quindi il Mi è quello di prima, tasto 7, Re, tasto 5, sempre corda di La, il Si, tasto 7, corda di Mi, e poi ritorniamo sul Re, tasto 5. Anche qua pausa di sedicesimo e Sol al tasto 5, corda di Re in levare di sedicesimo. La seconda battuta, simile alla prima, ma una figurazione ritmica un pochettino diversa. Ok, quindi attenzione anche alle notine col puntino sopra, che vuol dire staccato, quindi non suona, ma suona. Ok, quindi attenzione alla lettura ritmica, perché poi questa figura, il ta-ta-ta, è sempre un pochettino balorda da suonare, da pensare. Andiamo alla terza variazione, l'inizio uguale. Se non per il quarto, per andare alla seconda battuta, metto Sol, La e poi ritorno sul Sol, La e vado a prendere il tasto 3, tasto 5 della corda di Mi. In questo caso io l'ho preso sempre col dito 1, perché così arrivo con l'anulare di nuovo per il Mi acuto che ho nella battuta dopo. Altrimenti potresti prendere 1, 3 e poi comunque spostare. Nella battuta dopo comunque consiglio di andare con il 3. Qui andiamo a suonare Mi, Re e Mi come note, anche qua con il ritmo che avevamo prima, ta 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 ta. Ok? Quarta variazione. Allora, qua le prime quattro note sono uguali, Mi, Re, Si, Re. Poi andiamo a levare il sedicesimo, un Sol, che era quello di prima, tasto 5, corda di Re. Re, Mi, quindi già note che abbiamo preso prima. Attenzione anche qua al ritmo, però sotto hai comunque una chitarra che lo doppia questo ritmo, quindi puoi andare con lei per memorizzarlo. Seconda battuta, Mi, Re, Mi, uguale a prima, e rilancia di nuovo con un Sol La che avevamo trovato nel riff precedente nella battuta 1 anziché nella 2. Ultima variazione, la numero 5, quella un pochettino più complessa. Allora, simile a quella di prima, Mi, Re, Si, Re, Sol, Re, Mi, Mi. Qua, quindi sul terzo quarto abbiamo Mi, Mi, Ghost e poi il nostro Sol La che avevamo già incontrato due variazioni prima. La ghost a cosa serve? Serve, noi abbiamo la mano qua, a spostare la mano.
mentre sposto la mano faccio la ghost, quindi attenzione qua all'indipendenza tra le mani, comunque molto importante. Ultima battuta, vado a salire di ottava, quindi il mi vado a prenderlo con il dito 1, mi, mi, si, mi, mi, re, mi, quindi vado a mettere il quinto grado di mi, il si come passaggio per andare sul mi ancora acuto, mi, mi, re, mi, quindi anche qua attenzione alle note staccate, quelle che hanno il pallino sopra, e poi metto un sol, la per ripartire, quindi tutto il giro. Queste erano le 5 variazioni in stile Sly and the Family Stone.